Come al solito escono tutte le tantissime macchine, anche camion, escono da via Montecengio girando a sinistra ed è impossibile, non si può assolutamente, c'è il divieto di svolta. Ha invaso la corsia, è arrivato un ragazzo in motorino, l'ha preso in pieno. Il ragazzo ha fatto un volo incredibile, si è finito addosso al guardrail ed è probabilmente grave. Quello di ieri sera è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti. Via Vicenza e il cavalcavia Chiesa Nuova stanno diventando tristemente famosi per questo primato. Gli incidenti ce ne sono all'anno, penso una trentina. Una trentina verificati e sfiorati, penso supera le 200-300 situazioni. Nonostante la doppia linea continua, molti automobilisti entrano ed escono da via Montecengio e da via Tirana infischiandosene dei divieti. Per esempio, questa manovra non si può fare e tra le altre cose è molto pericolosa. Il salto di corsia dunque sta diventando un'abitudine. Il comportamento corretto è quello di questo automobilista che rispetta l'obbligo di svolta a destra. Gli esercenti della zona ci hanno chiamato per denunciare questo problema. Il secondo problema è che dal cavalcavia scendono e arrivano anche a 100 all'ora qui davanti. È normale, strada libera, è tipo una pista di lancio. Noi volevamo solamente denunciare questa cosa, che escono tantissimi da quella via in quella maniera. E non solo, c'è un sacco di gente che fa le inversioni a U all'altezza del Bar Tinto, ad orari proibitivi. Un semaforo, un'uscita canalizzata oppure un guardrail, le soluzioni ci sarebbero. Avevo già sentito quelli del consiglio del quartiere che dicono che la strada è troppo stretta, che non si può fare. Però 200 metri più avanti c'è un guardrail. Appunto, cioè secondo me l'unico modo per evitare le inversioni è un guardrail.